Ciao a tutti, qui da Francesco, sede dell'Export Singapore. Oggi facciamo l'ennesimo video per quanto riguarda i costi miei personali, insomma, del vivere a Singapore. Ricevo oramai quasi tutti i giorni la stessa domanda, è uno dei miei video più visti, è appunto vivere e trasferirsi a Singapore. Premetto che questo video è esclusivamente il mio personale modo di vivere che ho in questa città-stato ed è il mio personale opinione su molti dei temi in cui andremo a toccare. Parliamo innanzitutto di una città che comunque sta nel sud-est asiatico ed è considerata una delle città più ricche del mondo, quindi ovviamente quando si parla di Singapore comunque dovete considerare che per venire a vivere qua ci vuole o un business comunque con un capitale consistente oppure dovete essere comunque sponsorizzati da un'azienda che ovviamente deve avere la sede qua a Singapore. Quindi la maggior parte degli espat che vivono qua, in ogni caso, direi il 90% lavorano assunti, quindi con dei visti temporanei per quanto riguarda appunto il dover lavorare come dipendente qua. Nel mio caso, oltre ad aver famiglia a Singapore, comunque ho creato l'Export to Singapore, quindi ho ormai diversi anni di vissuto qua. La prima volta che venne a Singapore nel lontano 2016 e arrivai condividendo la camera insomma con altre tre persone, quindi per farvi capire che comunque non sono sempre stato abituato a vivere insomma tra virgolette come sto vivendo adesso. In ogni caso lasciamo perdere il mio passato, la prima volta che venite a Singapore, se non siete già stati, troverete comunque due facce a mio parere di Singapore, cioè la Singapore normale, il vissuto che può esserci in qualunque città italiana, insomma, dove ci sono persone più o meno abbienti, e poi c'è la Singapore di lusso, e quella insomma del classico del film Crazy Rich Asian, insomma, un film di recente basato su Singapore. E la persona di Singapore di lusso sicuramente vi sorprenderà perché non c'è nulla di paragonabile a quello che magari si può trovare in Italia. Se venite qua per il lifestyle sarete anche lì sorpresi, non dovete ovviamente venire qua con un budget ristretto, soprattutto se pensate di dover cominciare a fare divertimenti, eccetera, perché non c'è limite rispetto magari a Dubai. Sarete ancora di più sorpresi da quanto può comunque costarvi cioè andare in giro, spendere soldi, insomma, non c'è veramente limite, soprattutto se vi piace comunque bere alcol, vino, eccetera. Ci sono costi esorbitanti. E se invece siete, diciamo, un pochettino come me, tranquilli, non pensate a divertimenti, eccetera, insomma, i costi maggiori sono quello dell'affitto in pratica. Una casa, acquistare una casa, un appartamento come quello che abbiamo noi, siamo intorno al 1 milione di euro, ok? Quindi parliamo intorno al 1,6 milioni di Singapore dollar, quindi di dollari Singapore, più o meno intorno al milione di euro. Se invece insomma affittate un appartamento come quello che abbiamo noi, siamo nella zona est di Singapore, vicino al mare, vicino al parco, insomma, una zona abbastanza tranquilla, abbastanza familiare, comoda per andare in bici, insomma, per comunque mangiare fuori tutto. E intorno ai 2,5-3,5 parlo di mila euro, quindi siamo intorno ai 4-5 mila dollari di Singapore, quindi noi spendiamo intorno ai 2.400 euro al mese e praticamente avete un affitto, insomma, avete un doppia camera da letto, double bedroom, avete un salotto in pratica con una cucina separata, abbiamo due balconi, due bagni, abbiamo lo sgabuzzino e basta praticamente. Quindi dobbiamo, insomma, io ho il costo di avere una camera, diciamo, per gli ospiti, tra virgolette. Ci ho fatto uno studio dove ho comunque computer, sim racing e altre cose. Io ci metto anche comunque il letto quando vengono a trovarmi. E per il resto, questa è, diciamo, la spesa principale, insomma, l'affitto, se non si era capito. Se invece vi prendete la stessa situazione nostra, la stessa praticamente, noi abbiamo all'incirca, poi saranno 120 metri quadri italiani, niente di che. E in centro, ovviamente, parliamo del doppio dei prezzi, quindi parliamo sui 4-5 mila euro al mese, una situazione del genere. Ovviamente parliamo di un condominio comunque nuovi, con tanto di guardiano, con tanto di. Abbiamo campi da tennis, abbiamo l'area barbecue, abbiamo una palestra privata, abbiamo
una piscina di 50 metri, insomma, vedete spesso galleggiare nella jacuzzi. Abbiamo comunque la jacuzzi, abbiamo la sala per fare eventi, abbiamo insomma, la security, insomma, tutta una serie di facility che si possono trovare comunque nei condomini, quasi tutti i condomini direi di un certo livello a Singapore. Ovviamente più vi spostate dal centro, più quelle, insomma, direi la piscina magari può essere più grande, insomma, un certo tipo di servizi sono un po' più, c'è più spazio in pratica. Invece se rimanete comunque nel Financial District, praticamente in centro, Raffles City, Tanjung Pagar, insomma la parte più centrale, e poi più che altro adibita a una serie di servizi che vengono poi utilizzati dalle persone che lavorano in ufficio. Siccome io non ho bisogno di lavorare in particolare uffici, quindi lavoro da casa, ma vengo qua nella sede dell'Esporto Singapore, quindi non ho esigenze di stare apertamente in centro, cioè la parte dove viviamo noi è ben servita, cioè appunto ci sono parchi, abbiamo bicicletta, siamo vicino all'aeroporto, adesso l'aeroporto per carità serve a poco, però e ci sono, cioè, insomma, si trovano moltissimi ristoranti di tutte le salse, eccetera. Ed è, a mio parere, se uno ha la possibilità, mentre uno sta a vivere nella parte del Financial District. Ci sono altre zone ancora più belle rispetto a dove siamo noi, come possono essere le isole, come può essere appunto Sentosa, è un posto assolutamente meraviglioso. Ovviamente parliamo di budget ancora più alti, e stiamo parlando di almeno di 7-8 mila euro al mese per comunque vivere in un'isola dove è richiesto avere la macchina, perché comunque non ci sono servizi, non c'è la metropolitana. E ovviamente c'è un solo supermercato, vi lascio mangiare pochi ristoranti, però sono posti, ragazzi, paradisiaci. Ci passo tantissimo tempo quando vado in barca, però ti dico, è un posto che difficilmente magari se uno ha una famiglia dovrebbe vivere lì, perché comunque è un po' lontano, tra virgolette, scomodo per quanto riguarda i servizi. Mi sono scritto altri appunti. Allora, praticamente Singapore, ovviamente se volete venire a Singapore dovete capire che non è facile vivere a Singapore, o siete assunti con un visto, con una visa temporanea, no? I vari working pass, employment pass, insomma, come la maggior parte degli espat che sono qua, che vivono a Singapore per un periodo di tempo limitato, poi comunque appena l'azienda comunque chiude o li manda a casa, loro sono costretti comunque a tornare, poi diciamo la vita da espat. E non pensate di arrivare a Singapore con un budget ristretto, perché ripeto, almeno per l'affitto minimo che pagate, anche se prendete un one bedroom come normalmente si fa all'inizio, comunque dovete spendere almeno 1500 euro, insomma. Nella parte, diciamo, dove noi gli spazi sono più che altro River Valley, la parte intorno a Ocean Road, Somerset, quella zona lì è un po' una parte un po' più turistica. Normalmente si dividono le spese, si prendono magari dei condomini un po' più vecchi, ma sono più centrali, perché comunque la parte della zona dove lavorano comunque un po' tutti. E un'altra cosa, un'altra spesa che vi può spaventare, magari se siete abituati comunque a mangiare a casa, i supermercati. Nella Singapore per bene, tra virgolette, ci sono le iSatan, c'è Uber, ci sono Finest Fair Price, sono supermercati, ragazzi, dove comunque almeno il prezzo ha 2-3 volte quello che è italiano, cioè può essere magari stata una migliore S lunga di Milano, qua costa 2-3 volte quello che potete trovare a Milano. Quindi non vi spaventate se trovate magari 4 mele a 10 euro, cioè una cosa abbastanza normale. Ovviamente ci sono dei supermercati, il Giant, ci sono altri supermercati, noi non ci andiamo per carità, però dove vendono cineserie, roba che arriva dalla Malesia, roba che arriva dalla Cina, ragazzi, costa molto di meno che in Italia, però ripeto sempre, va in base alla qualità, va in base un po' a quello che uno cerca. Se come noi, insomma, ambite a mangiare sano, mangiare a un certo livello, andate comunque a spendere una cifra esorbitante. Noi per fortuna, io comunque ovviamente sono il primo che ha portato Made in Italy, soprattutto il food and beverage, qui a Singapore, quindi ho la possibilità di diciamo di avere tutti i prodotti italiani acquistandoli praticamente direttamente dall'export su Singapore. L'altra cosa interessante è il fatto che non verrete comunque, cioè avrete il problema di andare a mangiare fuori o a mangiare a casa. Spesso se mangiate fuori in posti non troppo costosi conviene rispetto magari a comprare la roba al supermercato, quindi soprattutto se fate comunque il delivery, insomma, con Grab, andate a spendere più o meno 15 euro, avete comunque un pasto che vi arriva a casa in giro di 20 minuti, quindi spesso non conviene anche andare a comprare la roba al supermercato. Noi mangiamo fondamentalmente tutti i giorni,
almeno una volta al giorno mangiamo comunque fuori, mangiamo in ristorante. Ai ristoranti, ragazzi, ci sono di tutte le tasche. Insomma, a Singapore si può spendere 1 euro per mangiare, come si può spendere, non limiti, cioè 1000 euro. Quindi noi più o meno in media spendiamo a persona dai 30 ai 50 euro, quindi intorno ai 80 dollari a pasto. Quindi se noi mangiamo fondamentalmente una volta al giorno, cioè la sera normalmente, perché comunque a pranzo siamo tutti due a casa, quindi a pranzo insomma cuciniamo qualcosa a casa o facciamo un delivery. Quando la sera andiamo a mangiare fuori, dipende dal ristorante, se andiamo a fare qualche buffet eccetera, in costo intorno ai 80-100 dollari, anche di più di 50 euro. Se invece andiamo in un mall eccetera, siamo intorno ai 30 euro a persona, okay? Quindi un sushi più o meno costa dai 30 ai 40, 25 ai 50 euro diciamo a persona, ok? E questa è una cifra che comunque, se mangiate in posti diciamo di un minimo di livello, ok? Perché ripeto, se volete mangiare in local center, se volete mangiare in coffee shop eccetera, ragazzi, c'è di tutto. Mangiate comunque il riso per strada, ovviamente spendete anche 2 euro, va bene tutto. Molti italiani che ho comunque conosciuto qua, ovviamente diranno che Singapore c'è da mangiare insomma meno costo, perché comunque dipende sempre da quello che uno vuol spendere. So che molte persone vanno a mangiare comunque nei local center, dove comunque si mangiano cose particolari. Si può fare per magari quando si viene in vacanza per una settimana, uno vuole mangiare magari direttamente cose di quello che può trovare in tutta l'Asia, si trova a Singapore a un prezzo veramente ridicolo. Però se ha alzato un attimino l'asticella della qualità degli ingredienti e comunque anche dei posti, insomma, dove non vi cucinano in mezzo alla strada, ma vi cucinano in un ristorante, siete serviti, siete comunque coccolati, il minimo, ragazzi, dovete comunque spendere di più di quello che spendete in Italia. Ok, ed è una cifra che se vi piace un certo tipo di servizio dovete comunque considerarlo. Dopodiché abbiamo l'altro tasto dolente, è l'assicurazione. L'assicurazione, ragazzi, anche lì è molto molto personale. Ci sono assicurazioni penso dai 50 euro in su. Io personalmente spendo intorno ai 200 euro, mia moglie Belinda spende ancora di più, e comunque c'è un'assicurazione che poi ha un... E insieme dopo 8 anni e praticamente ha un reddito dei soldi, tipo una pensione tra virgolette. Nel mio caso io ho un'assicurazione a fondo perduto, quindi se la uso o non la uso, comunque quello pago, ed è praticamente intorno ai 200 euro. Abbiamo praticamente un altro tasto dolente, sono i voli, insomma dall'Italia a Singapore e viceversa, insomma costano comunque intorno ai 1000, adesso sono intorno ai 1500 euro con Singapore Airlines, e più o meno dura 12-13 ore, quindi ragazzi dovete considerare, se fate già un paio di viaggi l'anno comunque vi partono già 3000 euro come se niente fosse a persona, ok? Poi l'ho detto, io non ho particolari divertimenti a parte del sim racing, ci ho speso un sacco di soldi, ma il fatto di uscire, di andare a mangiare, a parte di andare a mangiare fuori, mandare per comunque locali eccetera, no, adesso chiudono tutti le 10, quindi è una cosa che non facevo neanche prima tra l'altro. Però anche lì, se andate a bere fuori e considerate che anche lì, se frequentate un posto di un certo livello, ragazzi, non vi bastano 500 euro a persona a serata, ok? Se ovviamente andate a bere nei vari coffee shop, eccetera, la birra a 5 dollari è un altro discorso, però riparliamo sempre di un certo tipo di posti. Poi, per quanto riguarda costi miei personali, c'è quello comunque, vede, l'avere un'attività come quella della Esport Singapore, no? Creare un'azienda, comunque bisogna considerare di avere un local director, quindi una persona, un direttore, un responsabile, insomma un direttore dell'azienda, che sia una persona che risiede qua, deve essere comunque un cittadino, come un PR che comunque stia a vivere a Singapore. Non è facile avere comunque, ragazzi, certi tipi di visti. Dopodiché c'è comunque la parte, la spesa per le segretarie, insomma segreteria ogni anno, e poi ci sono avere comunque un indirizzo, una sede fisica come questa qua, e poi comunque avere i costi di amministrativi di iniziare la società. Non costa caro, comunque parliamo intorno di 1000 euro, abbiamo speso intorno a 1000 euro per avviare comunque tutto, poi c'è comunque local director, non ce l'ho, la segretaria, siamo costi intorno a 300-400 euro all'anno.
le tasse sono estremamente basse, non ve lo sto a dire, se soprattutto se comunque si fattura overseas non si paga, e il 7% invece del GST, che sarebbe l'IVA, quindi noi paghiamo tutte le minime cavolate, sono 7%. L'assicurazione ve l'ho detto, i costi di supermarket ve l'ho detto, ristoranti ve l'ho detto, allora un'altra cosa, l'alcol ve l'ho detto, allora, mezzi di trasporto, noi non abbiamo una macchina, perché a Singapore è uno dei paesi, è il paese del mondo, sicuramente costa comunque di più avere e mantenere una macchina, parliamo a meno di avere 100.000 euro cash disponibili per comunque comprare un'auto media categoria, una Golf, per dirti, costa 80.000-90.000 euro, perché comunque a parte il costo della macchina c'è la TAC, la matricolazione, c'è la tassa su strada che costa una cifra allucinante, dura un tot periodo l'anno ed è quella che comunque vi spenna. Affittare un'auto, l'ho guardato, costa anche di cari, siamo intorno ai 2.000-2.500, insomma per una vettura, ripeto, niente di che, quindi a mese, quindi insomma sono cose abbastanza proibitive. Mentre, come facciamo noi, almeno io personalmente, essendo che sono sempre a casa o sono qua comunque in ufficio, mi muovo in taxi ormai da 2 anni praticamente, e un taxi costa intorno dai 10, 20, 30 euro massimo, quindi non è una cosa assolutamente proibitiva, in tutto Singapore più o meno intorno ai 20 euro si tutta la cavi per tratta, quindi è una cosa assolutamente alla portata di tutti. Ovviamente poi c'è Grab, c'è Gojek, che sono comunque altri tipi di servizi, sì, ma ripeto, sempre simile ai taxi, ok? Mentre se si viaggia in pullman, i pullman sono molto efficienti, anche la metro, ogni tanto capita che comunque prendo la metro pure io, costa, non so, $1, $2, so, parliamo di centesimi, ok? Quindi non è assolutamente costoso, tra l'altro è molto molto facile girare tutto Singapore, ok? Poi parliamoci chiaro, Singapore è la parte centrale e la parte est, perché poi chi vive comunque la parte ovest, nord, eccetera, non la considero, perché comunque sono veramente posti estremi per quanto riguarda l'isola. Per il resto, se volete venire a Singapore, ragazzi, fatemi comunque qualunque tipo di domanda, me li fate comunque in continuazione. Bisogna capire che non è un posto dove ci stanno poveri, non esiste la povertà a Singapore, ripeto, c'è la zona dove vivono le persone normali, ci sono fondamentalmente quattro razze, Singapore cinesi, Singapore malesiani, Singapore indiani, European Asian, EU Asian, ok, quindi quelli misti tra europei e asiatici, tipo potrebbe essere io con mia moglie, avessimo dei figli sarebbero Eurasian, ok? Quindi sono queste le fondamentalmente le quattro tipi di razze, ok? Quindi in tutte queste quattro tipi di razze ci sono diverse culture, ovviamente diversi tipi di modi di vedere comunque la vita, il mondo, eccetera, diverse religioni, ed è una cosa incredibile il fatto che comunque si conviva nel bene e nel male con tutti in maniera pacifica e rispettosa. Ripeto, non è che sono tutti ricchi, non è che si vive in maniera lussuosa in tutta Singapore, però ripeto, la qualità media della vita è sicuramente più alta rispetto a quella che comunque c'è in Italia. In più direi che se uno comincia a fare un po' di soldi a Singapore, sicuramente trova il modo di spenderli, perché ripeto, non c'è freno per quanto riguarda il lifestyle, il lusso e il modo di poter spendere comunque i soldi a livello di fare shopping, a livello comunque di ristoranti. Ho già detto che comunque si mangia in maniera, secondo me, impeccabile, ma si mangia veramente bene tutto il tipo di cucine del mondo, anche la cucina italiana, e ci sono i ristoranti migliori del mondo, i chef migliori del mondo, assolutamente non mi manca la cucina italiana, perché ripeto, a parte essere colui che esporta e porta qua il made in Italy, quindi bene o male abbiamo tutti i tipi di ingredienti, di cibi italiani, ma comunque andando a mangiare i ristoranti italiani di un certo livello si mangia veramente bene, assolutamente. Non c'è nulla che può mancare rispetto a quello che è il lato culinario rispetto all'Italia. Ovviamente ci sono altri lati negativi, come può essere il tempo, le condizioni climatiche, fa sempre caldo. Un'altra cosa che non ho elencato, le spese extra, quali corrente elettrica, comunque tenendo ovviamente il condizionatore sempre acceso in casa, comunque arrivano bollette che sono dai 100-150 euro al mese. So che magari non è tantissimo, perché la corrente elettrica mi sembra che qua comunque costi meno della metà di quello che comunque costa di quello che avete in Italia, quindi non sono spese altissime, però dovete considerare. Ovviamente se uno vive a risparmio, non è Singapore il posto adatto, perché comunque appena esci di casa non puoi comunque comprare nulla, perché ti
sembra un po' tutto caro. Quindi ripeto, per venire a Singapore fatevi comunque l'idea che un po' di soldi da parte dovete averli, o dovete comunque avere uno stipendio misurato al tipo di vita che comunque volete fare. Se siete un classico expat che lavora per un'azienda internazionale che viene assunto qui a Singapore, comunque avete già uno stipendio che sarà almeno il doppio di quello che può essere in Italia, quindi diciamo un minimo di miglioramento di vita potete farlo rispetto a quello che magari può esserci in Italia. Considerate che uno stipendio bassissimo qua parliamo di 2000 euro, ok? E non ci sono stipendi che vanno al di sotto di quella cifra lì. E per il resto ovviamente quel tipo di stipendio lì ce l'ha solamente magari chi lavora, non so, part time come cameriere, eccetera. Quindi ragazzi, non potete permettervi di vivere in un certo modo a Singapore con uno stipendio del genere. Quindi quando venite qua cercate di trovare modo di o di farvi avere uno stipendio alto o comunque di avere diciamo più entrate, perché altrimenti ragazzi diciamo non è il posto per comunque divertirsi e spendere soldi. Spero di aver chiarito un po' le idee. Questo ovviamente è la mia personale opinione, il mio personale modo di vivere e di vedere un po' quello che può essere diciamo, questa città-stato del sud-est asiatico, ma molto molto vicino alla mentalità europea. Grazie, da F2 Singapore, Francesco Bazzano, è tutto, buona giornata, ciao!